Le biblioteche stanno cambiando e profondamente da parecchi anni e cambieranno anche di più in futuro. E uno degli elementi fondamentali del cambiamento è sicuramente l'irruzione del digitale in un processo che fino a pochi anni fa era totalmente manuale. Uno dei progetti particolarmente significativi nell'ambito dei vari che segue il gruppo di cooperazione delle biblioteche socio-economiche piemontesi, che incidentalmente si chiama BES, è un acronimo per dire Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali del Piemonte, è un processo di digitalizzazione di massa. L'obiettivo che noi abbiamo avuto con questo progetto, che è partito alcuni anni fa con una prima fase sperimentale, è stato quello di creare un laboratorio totalmente integrato che parte dalla scansione delle pagine dei libri e arriva alla pubblicazione di testi integralmente ricercabili. Quando si digitalizza un libro ci sono diverse possibilità a cui si può ricorrere. L'ultima evoluzione però nel settore è data dagli scanner automatici. Ci sono tre ditte in tutto il mondo che fanno questo lavoro. Una delle macchine, costruita da una delle ditte, è stata installata per la prima volta in Italia, qui a Torino, presso la Biblioteca Solare, dal consorzio Biblioteche BES. Si chiama Quidenus, è la ditta che la produce, e attraverso un processo interamente meccanico e supportato da sensori elettronici, è in grado di prendere un foglio per volta, una pagina per volta del libro e di girarlo in modo da consentire alle macchine fotografiche di fare contemporaneamente la foto della pagina pari e della pagina dispare. Questo ovviamente accelera enormemente il processo di produzione e riduce al minimo gli errori possibili dell'intervento umano.